Buonasera, benvenuti a tutti al nostro concerto di Natale. Iniziamo subito presentandovi Solemn and Festive Music, che è un insieme di quattro brani tratti da musiche solenni molto famose. Il preludio dal Tedeum di Charpentier, Sentenzio di Cora di Haydn, Marcia dei Sacerdoti dal Flauto Magico di Mozart e Rondò di Passer. Dirige il concerto il maestro Pietro Martinoli.
Proseguiamo con A vedere un corpus. L'opera A vedere un corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, scritta in re maggiore, è basata sul testo eucaristico omonimo, del XIV secolo. Quella di Mozart è di gran lunga la composizione più celebre basata su questo testo. Si tratta di un mottetto per coro misto, orchestra e organo, composto dall'autore salerno-pugliese a Baden, nei pressi di Vienna, tra il 17 e il 18 giugno del 1791, pochi mesi prima della prematura morte. L'opera è dedicata all'amico Anton Scholl, maestro di cappella della chiesa parrocchiale di Baden. Nata per l'occasione della solennità del Corpus Domini, viene considerata uno dei momenti più alti del genio mozartiano. Cambiamo proprio genere presentandovi Film Festival, che è un medley di melodie di film di fama mondiale. In Film Festival riconoscerete Line Light, Luci della ribalta, film del 1952 di Charlie Chaplin, per The Elephant Walk di Henry Mancini dal film Atari con John Wayne del 1962, Stick Soft Reload di Nino Rota dal film Padrino 1970.
1962, Whistle While You Work, dal film animato Biancaneve e i Sette Nani del 1937, Spirito Tras Jim Bon Todd di Ennio Morricone, dal film C'era una volta l'Oeste, uscito in Italia nel 1968, The Greatest Show on Earth, dall'omonimo film del 1952, e per finire il tema del film Love Story del 1971. Buon ascolto.
e ora vi presenteremo Vivo per lei. Nonostante la sua relativa giovinezza, la canzone risale al 1995, Vivo per lei può già essere considerata un piccolo classico della canzone italiana. Ovviamente abbiamo tutti nelle orecchie il bellissimo e indovinato duetto tra Andrea Bocelli e Giorgia, ma la storia di questa canzone non inizia con loro e non fu per loro che fu composta. Nel 1994 il gruppo degli Oro è pronto per esordire il proprio. Mi manca un foglio, scusate. Trovato. Dopo un singolo d'assaggio, pubblicano nel gennaio del 1995 l'album Vivo Per, che contiene l'omonima canzone. In questa prima versione la lei del titolo è una donna. Si tratta infatti di una canzone d'amore dal testo piuttosto tradizionale. Con Vivo Per, Doro partecipa alla manifestazione Un disco per l'estate, ma senza ottenere un particolare successo. Meglio andrà qualche mese dopo, quando gli Oro con la stessa canzone vincono Sanremo Giovani, ottenendo il diritto di partecipare al Festival di Sanremo l'anno seguente. È a questo punto della storia che entra in ballo Andrea Bocelli. Nel 95 sta realizzando il suo secondo album e non ci sono abbastanza canzoni per completare il disco. Così il produttore esecutivo del disco, che era anche il produttore di Giorgia, si ricorda di questa canzone degli Oro di qualche mese prima. Occorre però un nuovo testo per rendere la canzone più originale e incisiva. E qui entra in gioco il cantautore Gatto Pancieri. Il cantautore accetta l'invito e decide di cambiare la prospettiva della canzone. È sempre una dichiarazione d'amore, ma non ad una donna come nella prima versione, bensì alla musica. Thank you.
L'augurio davvero che di
a pieno, non sono giovanissimo. Quindi, però è vero che ci sia questa tradizione che va avanti, che ritorna, e che spero possa incontrare sempre più, sempre meglio l'attenzione delle persone, perché la musica è veramente molto brillante. E grazie per la sera.
arriva un momento in cui sentiamo una certa chiamata, quando il mondo deve tornare unito. C'è gente che muore ed è tempo di aiutare la vita, il più grande regalo del mondo. Non possiamo andare avanti così, fingendo di giorno in giorno che qualcuno, in qualche modo, presto cambi le cose. Tutti noi siamo parte della grande famiglia di Dio e la verità, lo sai, è che l'amore è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Inizia così We Are The World, che è un brano musicale del 1985 realizzato a scopo di beneficenza, scritto e composto dai cantanti statunitensi Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones e inciso dagli USA for Africa. USA sta per United Support Artists, un supergruppo formato da 45 celebrità della musica, per la maggior parte statunitensi. I fondi raccolti da We Are The World con 100 milioni di dollari furono interamente devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia. Con vendite superiori a 20 milioni di copie, il singolo raggiunse la vetta delle classifiche di tutto il mondo e divenne all'epoca il brano più venduto nella storia della musica.
There is no, there is no, there is no, è una canzone natalizia scritta dal paroliere Sammy Kahn e il compositore Jules Stein nel 1945. Il brano ottenne notevole successo raggiungendo la prima posizione per 5 settimane ed in seguito è stata reinterpretata da innumerevoli e diversi artisti, divenendo il vero e proprio classico natalizio. Tra le prime cover del brano nel 1950 c'è stata quella di Frank Sinatra, seguita poi da Bing Crosby nel 1956, nel 66 anche Dean Martin, fino ad arrivare ai giorni nostri con Michael Bublé, Mina e Laura Pausini. Concludere il concerto, volevo innanzitutto ringraziare il parroco per l'ospitalità, Don Carlo, Ernesto, Matteo, le nostre famiglie che ci supportano e supportano, i nostri sostenitori, tutti i bandisti, le nostre vecchi componenti della banda che stasera mi vedo qua un po'. E a proposito dei bandisti, ve li volevo presentare. I flauti abbiamo Barbara, Daniela, Federica, Ingrid e Liliana. I clarinetti, Liliana, Eleonora, Barbara e Flora.
il trombone di Fiorenzo, il basso tuba Pierangelo, per le trombe Alberto Maica, e poi là dietro le percussioni c'è la New Entry, Enzo, e la batteria Alessandro. Poi volevo ringraziare il nostro maestro e in particolare tanti auguri perché ieri ha compiuto, pensate, 24 anni. Thank you.